sempre detto di chiamarti Ernest. Io ti ho sempre presentato a tutti col nome di Ernest. Tu rispondi al nome di Ernest. I suoi genitori vivono ancora? Beh, veramente li ho persi tutti e due. Perdere un genitore, signor Worthing, può essere considerata una disgrazia, ma perderli entrambi crea un'impressione di superficialità. Lei sembra non rendersene conto, caro reverendo, che insistendo nel rimanere scapolo, un uomo si trasforma in una perenne tentazione pubblica. Ah, sembra che tu non capisca, amico mio, che in un rapporto coniugale due è il deserto e tre è il numero perfetto. Ma non devi ridere di me, tesoro, ma è sempre stato un mio sogno infantile quello di amare un uomo dal nome Ernest. Gwendolyn, devo farmi battezzare subito, ma voglio dire, dobbiamo sposarci subito, non c'è tempo da perdere. Sposarci? Signor Worthing, mi sento in dovere di dirle che nel mio elenco dei possibili generi il suo nome non c'è. Spero che domani sia una bella giornata lì. Non lo è mai, signore. Lynn, tu sei un perfetto pessimista. Faccio del mio meglio per accontentare il signore. Questa attesa è terribile. Spero che duri a lungo.